I valori della vita, dall'amicizia all'altruismo, passando attraverso la generatività e la promozione dell'essere una vera comunità. In sintesi potremmo dire i principi che Elisa Garbellini ci ha insegnato, lasciandoceli dopo la sua scomparsa in eredità, e che gli organizzatori della quinta giornata di studi a lei dedicata hanno ribadito in occasione dell'evento promosso dall'Osservatorio sulla Valtellina in collaborazione con Ippogrifo e Associazione ASMA, a istituzioni, operatori economici, ma anche tantissimi ragazzi. Dalle prospettive bibliche sul dono dell'amicizia scandagliate dal teologo biblista Patrizio Rota Scalabrini, fino all'analisi della formazione psicosociale di un imprenditore pedagogico su Vittorino Chizzolini, trattato con passione dal papà di Lisa, Mario Garbellini. Intermezzo alle lezioni magistrali con mamma Chiara, la sorella Maria, i fratelli Claudio e Francesco, le attesissime proclamazioni dei vincitori dei premi di laurea per ricerche sul territorio, offerti dal BIM, dalla CISL e dall'ERSAF, tra opportunità lavorative e incentivi economici, assegnati a Patrick Incondi, a Cristina Nobili, a Paolo Ricci, a ritirarlo la mamma, a Veronica Quadroni e a Daniele Moncecchi. Sicuramente un complimento agli organizzatori, perché in questo modo incentivano ragazzi come me, ragazzi che amano il proprio territorio, li incentivano a produrre lavori di grande risultato per andare ancora a promuovere, andare a valorizzare il territorio dove abitano. Ho affrontato il tema dei rifugi in alta quota e soprattutto delle strutture dismesse sul territorio valtellinese, e la ricerca si tratta di un vero e proprio progetto per la rivalutazione del territorio. Obiettivo raggiunto, siamo molto soddisfatti, una grande partecipazione e, come è emerso dagli interventi, una partecipazione di senso, di contenuto, di qualità. Ci piace pensare di scuotere elementi, riflettere su una contemporaneità fatta di tanti difetti, fatta di necessità, al quale noi proponiamo riflessioni importanti. Candidati al premio molto qualificati, quest'anno è stato difficile arrivare a un giudizio finale, perché ottimi lavori, ottime ricerche e un senso di appartenenza al territorio che denota un amore e delle competenze che costituiranno per loro un futuro importante.